Bentornati ragazzi, sono Sanatep52 e oggi continueremo la nostra avventura su Inazuma Eleven 2, bufera di neve. E nel frattempo che iniziamo l'amichevole contro la Zeus Junior High, io vi ricordo che nello scorso episodio dovevamo partire per andare ai piedi del Monte Fuji, ma non l'abbiamo fatto perché Sean ha avuto qualche problema, si è ritrovato alla Raymond, siamo tornati alla Raymond e abbiamo scoperto che è stata ristrutturata. Abbiamo cercato di salvare Sean da se stesso, cioè in realtà da Aiden, che ha preso il possesso del suo corpo, che stava quasi per accettare di unirsi all'Alius Academy, o forse l'aveva fatto in realtà, ma poi se ne sono sbarazzati perché doppia personalità e quelli dell'Alius non lo volevano. Mentre stavamo cercando di fare tutto questo è arrivata... è arrivato Gazelle, che ha iniziato, ha sfidato Afrodite, sì, Byron, va bene, Byron Love, che però il nome in gioco è Afrodite, ok? Ad una partita, poi è arrivato anche Xavier, che insieme alla sua squadra hanno fatto vedere la loro mossa finale, che è un tiro supernova, giusto, sì? E per via di questa cosa l'allenatrice si è spaventata e ha detto che adesso non siamo più pronti per affrontare la Genesis proprio per via della supernova. E quindi magari prima di arrivare ai piedi del Monte Fuji, e quindi dove si trova il quartier generale della Lius Academy, dobbiamo prima diventare più forti e magari imparare le mega tecniche che abbiamo già cercato di imparare, anzi, nel caso di Darren, che già sappiamo fare ma che non abbiamo ancora padroneggiato, perché Darren deve imparare meglio la mano insuperabile, così magari da parare qualsiasi tiro possibile, proprio perché è insuperabile, e quindi provare a parare la supernova, chissà se ci riuscirà. Oppure tutta la squadra magari imparare l'energia della terra, che è un tiro che abbiamo già provato quando eravamo alla Foxshore ma non ci siamo riusciti per via di Sean, che non riesce a concentrarsi bene per colpa di Aiden ovviamente. Nel caso della Zeus invece si è ritrovata qui alla Raymond perché è stata portata qui dal primo ministro Vanguard, il padre di Victoria. È stato portato qui apposta per farci allenare e questa partita vi assicuro che è molto importante. Ora non so se dà chissà quanti punti esperienza, ma secondo me ne darà abbastanza, non dico da far salire tutti perché siamo ad un livello abbastanza alto, anche se mi sembra comunque basso. Volendo potremmo stare ad un livello molto più alto perché abbiamo un sacco di amichevoli ancora da fare, solo che sono partite che normalmente in gioco abbiamo già visto. Mettete caso la Gemini Storm, l'Epsilon, ok, sono partite che possiamo rifare in un amichevole e magari le dovremmo fare per allenarci meglio, però non voglio perché le abbiamo già affrontate, oppure la Secret Service che abbiamo fatto nei primissimi episodi, oppure altre squadre, magari all'Alpine pure ci sarà sicuramente. Invece abbiamo fatto i filler con le amichevoli delle squadre che normalmente in gioco non affrontiamo, che però ci sono perché le abbiamo affrontate nel primo Inazuma Eleven, quindi Shuriken, Royal Academy, Inazuma Kids, ok, tutte queste squadre, che sono praticamente, non tutte, perché ad esempio l'Inazuma Kids e la Street Cellis non facevano parte del Football Frontier, però ad esempio Shuriken, Royal Academy, la Zeus proprio, che l'abbiamo affrontata proprio in finale, facevano parte appunto del Football Frontier, e tra l'altro questa è un'amichevole e normalmente l'avrei dovuta tagliare, però è di storia, perché dobbiamo fare per forza questa partita per andare avanti di storia, perché ci dobbiamo allenare e quindi è una partita importante, anche se è una squadra che normalmente in gioco affrontiamo solo per allenarci. Però è sì un'amichevole, ma non è una solita amichevole, perché qua non ci sarà solo il primo tempo ma ci sarà anche il secondo, quindi sì, è una partita a tutti gli effetti. Ma in realtà, amichevole o non, questa partita andava fatta vedere per forza, perché stiamo affrontando la Zeus e sappiamo quanto è forte e quanto è bella da affrontare. E tra l'altro la Zeus è una delle poche squadre dei quali tutti i nomi degli 11 calciatori e magari anche quelli che stanno in panchina, che normalmente non vediamo, però li conosciamo per via del soffia ai giocatori, sono tutti belli, va bene che sono le referenze alle divinità e magari ci sono poche divinità che non mi piacciono, però ad esempio Byron Love viene chiamato Afrodite e ok, però sono nomi fittizi perché appunto il suo nome è Byron Love, però va bene lo stesso, cioè non mi dà fastidio il fatto che sia Afrodite. Invece in altri casi, ad esempio mi viene in mente la Wild, lì che ci sono i nomi inerenti agli animali, lì non mi piace tanto questa cosa, per quanto gli animali non è che mi fanno schifo, cioè mi piacciono anche la maggior parte degli animali, magari tranne le zanzare, però li dobbiamo veramente considerare animali quelli? Forse sì, sono animali, però sono insetti, non so se... vabbè, lasciamo perdere questo. Comunque, quindi, ok,
quella cosa, però quello mi piace molto meno rispetto alle divinità. Adesso chiudiamo questo discorso perché prima di iniziare questo video mi sono informato su Shadow, che è un calciatore che io volevo troppo, anche in Inazuma Eleven l'abbiamo preso ma verso la fine e quindi non l'ho praticamente mai usato, e io lo voglio troppo provare Shadow, e quindi perché in Inazuma Eleven c'è e in Inazuma Eleven 2 no? E infatti mi sono fatto questa domanda, ma in realtà non è così, c'è anche in Inazuma Eleven 2. Il problema è che per prenderlo è difficilissimo, non dico difficilissimo, però dobbiamo per forza finire il gioco prima e dobbiamo fare anche un sacco di episodi dopo aver finito la storia principale del gioco per poter prendere Shadow, quindi purtroppo nell'avventura principale non lo potremo mai vedere perché dobbiamo finire delle amichevoli per prendere Shadow, ma sono delle amichevoli non dal signor Veteran ma da un'altra persona, che si sbloccano purtroppo una volta che avete finito il gioco. Quindi queste amichevoli le dobbiamo prima sbloccare finendo il gioco, farle, e quindi sono altri episodi e non so quante partite sono, ma sono abbastanza. E poi una volta finito queste partite dobbiamo reclutare due calciatori, uno lo possiamo già reclutare, un altro invece ancora no perché è un'altra squadra che dobbiamo ancora affrontare, e poi dobbiamo andare a prendere un oggetto per poi andare dove si trova Shadow. È una cosa incredibile, ora ve l'ho raccontato e basta, lo faremo sicuramente, ma io vi dico che possono passare almeno altre 2 settimane prima che riusciamo a prendere Shadow. E sì, è una cosa incredibile che questo gioco possa durare ancora così tanto, ma in realtà forse mi sto confondendo con le cose e non dura così tanto, però le partite da fare prima di prendere Shadow sono veramente tante, quindi di episodi ne escono sicuramente. E visto che non mi ricordavo queste seconde partite amichevoli e me le sono ricordate solamente una volta controllata questa cosa, significa che dovremmo fare molti più episodi, perché sì, è vero, prima ho detto che non avrei fatto le squadre che abbiamo già affrontato, quindi Epsilon, Gemini Storm, Umbrella già l'ho fatto, Secret Service, ok, ecco, quelle squadre lì non le affronto nei filler perché le abbiamo già affrontate, ma una volta che finiamo la storia assolutamente sì, perché fanno parte sempre delle amichevoli e le dobbiamo fare, quindi le faremo sicuramente, ma non prima di aver finito la storia. Quindi significa che avremo un bel po' di episodi filler una volta finito il gioco, e a me sta bene così, perché questo gioco non mi stanca mai, mi diverte sempre ogni volta che faccio le partite, e provare calciatori nuovi è la cosa più divertente che c'è in questo gioco. E quindi sì, ovviamente non useremo sempre gli stessi, di certo vedremo Axel, Sean e tutti gli altri che fanno parte della squadra nei prossimi episodi, cioè nei prossimi sicuramente, negli episodi filler una volta finito il gioco sicuramente li vedremo, e vi posso garantire che torneranno anche tutti quelli che abbiamo visto prima di questi episodi, quindi Nathan, Kevin, e forse torneranno anche Sam, Timmy, che non abbiamo mai visto in questo gioco praticamente perché si fanno male all'inizio, però li conosciamo per via di Inazuma Eleven, magari dovrebbero tornare anche loro, anzi sono abbastanza sicuro di sì, e quindi magari potremmo vedere anche loro, e poi altri calciatori, quindi sicuramente proveremo appunto Shadow, una volta preso lo metterò in campo, magari Sanford prima o poi imparerà un tiro e lo possiamo mettere in attacco, come King potrà imparare una parata diversa da quella che ha di standard e vedere la sua parata, oppure ancora finalmente potremo togliere Mark dalla porta, perché controllando questa cosa ho visto che non avevano Mark come primo calciatore, che normalmente lo dovete avere per forza perché è importante per la storia e vi serve per forza, invece una volta che la finite lo potete anche togliere, e questa è una cosa fantastica, importantissima, che magari un gioco diverso da questo non avrebbe potuto fare, o non l'avrebbe fatto magari per dimenticanza, non perché non voleva e basta, però è una cosa da tenere conto, è molto importante. E come avevo detto, questa partita ci ha dato praticamente 600 punti esperienza, e sono veramente tanti per una partita. Anche questa è andata, bella partita Byron! Complimenti anche a voi Mark, sono contento che abbiamo potuto affrontarvi senza ricorrere al nettare degli dèi. La sfida contro l'Alius Academy sarà ancora più ardua. Continueremo ad allenarci nello stadio della Zeus, quando vorrete giocare di nuovo ci troverete là. Lo stadio della Zeus si trova in cielo, vero? Ma io soffro di vertigini. Grazie di tutto, Byron. Non devi ringraziarmi, voglio solo aiutarvi a sconfiggere l'Alius. Ne sapete qualcosa di sconfitte con la figura che avete fatto al Football Frontier l'anno scorso? Scott! Salto temporale! Oh, io non riesco a muovermi.
Ben ti sta, ora chiedi scusa a Byron. Scordatelo, lasciami andare, cosa mi hai fatto, viscido essere? Oh oh, come osi, riesco a leggerti nel pensiero, sai? Che impudenza, comunque sia Mark, vi salutiamo. A presto, Byron. Sei davvero in gamba? C'è qualche problema, Byron? Quel ragazzo, c'è qualcosa di strano in lui. È come se non fosse ancora consapevole della propria forza o non sapesse come usarla. Ora capisco perché avevi l'impressione che la tua squadra non potesse contare su un vantaggio decisivo, Mark. Mi auguro che, malgrado tutto, l'amichevole con noi sia stata d'aiuto. Buona fortuna, Mark. Mark, le amichevoli sono sempre molto utili, ma non dovremmo rimetterci a lavorare sulle megatecniche? Ne avremo bisogno per affrontare la Genesis. Hai ragione. Ricorda di prepararti al meglio prima di iniziare l'allenamento, Mark. Vieni a parlare con me quando sei pronto, ti aspetterò in campo. E come abbiamo fatto per Janus, direi che faremo così anche per Afrodite, per Byron Love. Ah, ok, sono già nel pieno delle forze, perfetto, quindi questa partita nemmeno vi fa sprecare punti, potete usare tutto quello che volete, ma questa partita viene fatta qui apposta per poi rubare i calciatori alla Zeus. E chi possiamo prendere se non Afrodite? È per forza. E quindi Byron Love, eccolo qua, con colpo supremo e salto temporale. Gli manca una difesa, però è un centrocampista, quindi per adesso possiamo anche tenercelo senza, vicino all'acqua. Va bene, faccio un taglio e andiamo vicino all'acqua dove si trova. Ah, eccoti Byron, perfetto. Ho controllato prima il fiume e poi sono arrivato qua. No, non è vero. Ho controllato il fiume, poi sono andato a Okinawa, perché giustamente è la città nell'acqua. Ho controllato lì e non l'ho trovato, poi mi sono ricordato, va bene, mi faccio tutte le zone. Pensando alle zone di Tokyo, l'unica che aveva un altro pochettino d'acqua era qui alla torre, e sono arrivato direttamente qua e l'ho trovato, perfetto. Che se no avrei visto ovunque, però in realtà ogni tanto capita che quando arrivate nella zona dove può esserci un calciatore, che non ci sia effettivamente, perché può spawnare a caso, quindi voi potevate arrivare qua, avere ragione, ma in realtà Byron non era presente. Mi è capitato con Janus, perché qualche volta avrei potuto prenderlo molto prima, magari nella serie, però andando ad Hokkaido, e quindi all'Alpine, perché si trova là, non mi usciva. Poi io sapevo dove stava, sotto uno specifico albero, proprio dove l'abbiamo trovato. Io sapevo che stava là, solo che non mi usciva, quindi pensavo di non poterlo ancora prendere, invece ero stato sfortunato. Se fate un paio di tentativi dovreste poi riuscire a trovarli, i calciatori, e riuscire a prenderli. Mi è capitato anche con il calciatore che abbiamo dovuto prendere alla Cloister. Chi era però? Non mi ricordo. Quindi vabbè, non me lo ricordo, quindi purtroppo è andata così. Tra l'altro io stavo seguendo Zell, quindi ora non lo sto seguendo più perché giustamente ho preso Byron Love. Però vabbè, Zell e Dvalin non li possiamo ancora prendere, perché per Zell in realtà non so com'è la cosa, ma per Dvalin dobbiamo avere 4 calciatori al 45, già ve lo dissi, prima di poterlo reclutare in squadra, e non li abbiamo ancora. Quindi dobbiamo fare un sacco di cose ancora prima di prendere loro, e sicuramente io credo che arriviamo a finire prima il gioco che arrivare al 45, perché non penso di fare così tante amichevoli prima di arrivare alla fine del gioco da allenarmi così tanto. E forse non so se conviene o meno, però boh, no, cerco di non esagerare, perché se poi siamo troppo forti la partita finale la vinciamo con 10 gol e non so se è bello. Sicuramente è bello vedere tutti i tiri e tutti i gol che si segnano, però no, preferisco molto di più essere underlevellato e fare una partita più equilibrata, e anche se vinciamo 1-0 oppure 2-1 mi sta benissimo.
Credo che 1-0 tra l'altro sia impossibile da vincere, perché la partita sarà sicuramente scriptata e almeno un gol degli avversari è scriptato nel primo tempo, magari verso il decimo minuto del primo tempo, così magari il gioco è clemente e vi lascia il tempo per trovare la via della rete e vincere magari 2-1. Però questo in realtà non lo so, capita questo sicuramente contro la Zeus. Non mi ricordo se la Zeus in realtà ve ne fa pure due di gol scriptati, però mi ricordo che era bellissima, fu bellissimo l'ultimo episodio, sicuramente la partita fu una partita fantastica, però ora non ricordo con precisione come andò. Mi ricordo che era bellissima, ma non mi ricordo quanto vinsi. Comunque, due volte si deve affrontare Byron, non è possibile, ho segnato tre gol la prima volta e ne devo affrontare una, li devo affrontare di nuovo e segnarne tre di nuovo, ma visto che questo è ormai il settimo tentativo, ma solo perché due li ho buttati, quindi facciamo che seriamente seriamente questo è almeno il quinto tentativo, forse anche quarto, dai, perché di meno. Comunque vi conviene, e assolutamente sì, vi conviene curare i calciatori che state utilizzando, almeno i punti, così da poter ritirare di nuovo con i tiri speciali. Ma questa volta, nella seconda partita, diversamente dalla prima, il portiere Poseidon, invece di parare una sola volta con una parata che ha, parerà due volte, dipende però da che parata fa. Se fa la barriera d'acqua, allora può farne due. Se fa invece quell'altra dove diventa gigante e ferma il pallone con il pugno a terra, non mi ricordo come si chiama, però ve l'ho spiegato, ok, lì ne fa solamente una, perché i punti poi dopo sono troppo pochi per farne due. Invece nella prima partita, quella che abbiamo vinto prima, para solamente una volta, indipendentemente da quale parata fa. Quindi seppure fa la barriera d'acqua, poi dopo non riutilizzerà la barriera d'acqua. Invece qui, ecco qua, e tra l'altro para per forza soprattutto ad un tiro di fuoco, una parata d'acqua, ok, anche se non penso funzioni così, però comunque lo para e va bene. Adesso possiamo tirare per tre volte e senza punti non avremmo potuto fare nulla. Invece, grazie al fatto che abbiamo utilizzato le barrette per curare Jude Axel, possiamo usare di nuovo tutti i tiri speciali che abbiamo e quindi segnare questi tre gol che dobbiamo fare per reclutare Byron in squadra. Quindi alla fine prendere Janus è molto più facile di Byron, però non so perché, ma sento che questa sarà più facile, cioè in questo momento mi sento confident, no, si dice così in grande inglese, perfetto, anche perché non mi viene in italiano, quindi lo dico così, nel riuscire a vincere questa partita. Però le accortenze che vi devo fare: siete un sacco sfortunati se nella prima partita sulla fascia sinistra della Zeus, quindi la vostra destra, la nostra destra, quella che stiamo vedendo, esce, non mi ricordo come si chiama la divinità, peccato, vabbè, quello col tiro col serpente, quindi una divinità serpente che però in questo momento non mi arriva il nome, ce l'abbiamo in questo momento alla nostra sinistra, è quello là, quel calciatore là. Se ce l'avete a destra nella prima partita, non dico che è difficile riuscire a segnare quei tre gol, però quando la palla arriva a lui e tira, ha il tiro del serpente e dovete per forza utilizzare la mano di luce per pararlo, e a pararlo lo parate, perché il tiro del serpente è un brutto tiro. Il problema è che perdete un sacco di tempo nell'animazione del tiro del serpente, nell'animazione della mano di luce, come in questo caso abbiamo perso tempo perché Afrodite è riuscita ad arrivare davanti, riuscito ad arrivare davanti alla porta a tirare col colpo supremo. Noi siamo stati costretti ad utilizzare la mano del colosso, perché secondo me con la mano di luce non avremmo parato, e abbiamo perso un sacco di tempo, ma per fortuna proprio sullo scadere del minutaggio abbiamo segnato il terzo gol, perfetto, quindi avevo fatto bene. Tra l'altro, non avvicinatevi mai ad Afrodite, ma fategli sempre passare la palla a qualcuno, perché se vi avvicinate nel tentativo di togliergli la palla userà il salto temporale e quindi perdete pure un sacco di tempo lì, e quindi sono un sacco di cose da tenere conto in questa partita. Cercate sempre di rubare palla quando ce l'ha Poseidon e cerca di passarla a Byron. Lì davanti magari mettete uno tra Jude o Axel, oppure chi state utilizzando, e dovreste riuscire a farcela. Ora, avevo fatto un amichevole e Jack è salito di livello e ha imparato l'effetto talpa. Nel frattempo mi dispiace Eric, però Afrodite va messo per forza nella squadra. La chiave della vittoria contro la Genesis sta in due mega tecniche. Innanzitutto c'è la mano insuperabile, una tecnica da usare in porta. Sì, e per l'attacco abbiamo la più potente di tutte, l'energia della terra.
Quindi non ci resta che perfezionare questa tecnica eccezionale? Cosa stiamo aspettando, fratello? È più facile a dirsi che a farsi, Harley. Abbiamo già provato ad eseguire l'energia della Terra, ma non ci siamo mai riusciti. Ogni giocatore della squadra infonde la propria energia nel pallone. Poi tre giocatori la spediscono in rete. Quindi, se uno qualsiasi di noi sbaglia posizione anche di un solo centimetro, non funziona. Non sarà facile. Ma se riuscirete a fare vostra questa tecnica, sarete in grado di fronteggiare la supernova della Genesis. Forza! Ora che Axel e Harley fanno parte della squadra, potremo provarci di nuovo. Forse questa volta ce la possiamo fare. Siamo tutti pronti? Quando vuoi, fratello. Perfetto, procediamo. Energia della Terra! Che è successo? Quel che si dice è un disastro colossale, mi pare. Ma che combiniamo? È andata anche peggio dell'ultima volta. Ma perché? Forse non ci state provando con tutto il cuore? Siamo tutti nervosi per la partita contro la Genesis. Alcuni non si fidano del tutto dell'allenatrice. Già, e... abbiamo fallito di nuovo, ed è per colpa mia. Mark, è inutile continuare a provare l'energia della Terra, non otterremo alcun risultato in questo modo. Ma come possiamo sperare di battere la Genesis senza riuscire ad utilizzarla? Non stiamo dicendo di arrenderci, Mark. È che dopo aver visto la supernova siamo tutti nervosi, ci serve del tempo per ritrovare la concentrazione. Hai ragione. Ascoltatemi tutti, ciascuno si alleni per conto proprio per ora. Esercitatevi sulle vostre tecniche e fate in modo di essere in forma perfetta. D'accordo, vediamo chi ottiene i risultati migliori. Forza, Darren, vediamo se riusciamo ad eseguire la mano insuperabile. Va bene, Mark. Aspetta un attimo, Mark, devo parlarti. Sì, allenatrice? Mark... vorrei che rinunciassi al ruolo di portiere della Raymond. Eh? Un momento, cosa? Mark non sarà più il nostro portiere? Ma perché? Lui è l'unico che può difendere la nostra porta. Sono d'accordo con l'allenatrice. Jude! Sono certo che te ne sarai reso conto anche tu, Mark. Puoi influire sulle sorti della partita in un altro modo. Dobbiamo diventare la squadra più forte del paese. Superare le nostre debolezze è l'unica strada per raggiungere la perfezione. E dobbiamo essere perfetti per diventare davvero i migliori. Perfetti. Ma perché mai la sostituzione di Mark dovrebbe cambiare le cose? Mark non sarà sostituito, dovrà solo cambiare ruolo. Giocherà da libero. Da libero? Tesorino, cosa fa il libero? Il libero è un difensore, ma con maggiore libertà di movimento. Non deve marcare un avversario prestabilito, quindi può ricoprire un ruolo difensivo ovunque sia necessario. Può anche salire in attacco all'occorrenza. Interessante, è da un po' che vi osservo giocare. Mark, hai dei piedi buoni per essere un portiere, ne sono sempre stato convinto. Il ruolo del libero potrebbe essere l'ideale per te. Un libero. Mark, devi rinunciare a fare il portiere se vogliamo sconfiggere l'Alius. Sconfiggere l'Alius. Mark. Ok, lo farò. Giocherò da libero. Dopotutto, anche come giocatori di calcio si vive una sola volta, giusto Harley? Eh? Ah, sì, grande, fratello! Ma se Mark avrà il ruolo di libero, chi prenderà il suo posto? Ma è chiaro, ecco qua il nostro portiere ideale. Cosa? Io? Proprio tu? Non saprei come spiegarlo, ma sento che in te c'è del potenziale, Darren. Sono certo che potrai essere un portiere anche migliore di me. La porta della Raymond sarà al sicuro con te. Mark.
Ha già imparato ad usare la mano insuperabile, devi solo perfezionarla. Sarai un portiere eccezionale per noi. In ogni caso, sarebbe prematuro mettere subito in porta Darren. Per il momento, Mark rimarrà il nostro portiere. Cerca di imparare il più possibile da lui. Bene, Darren, so che riuscirai a padroneggiare la mano insuperabile. Ti servirà per proteggere la nostra porta dall'Alius. Ma Mark, sei sicuro? Ti stai allenando su questa tecnica da così tanto tempo? Devo pensare ad imparare le tecniche di un libero ora. Un giorno riuscirò ad usare la mano insuperabile, ma per il momento spetta a te. Mark! Sono certo che puoi farcela, Darren. Io ti aiuterò a perfezionarla. Grazie infinite! La sostituzione del portiere, Mark che diventa un libero, questo è un titolo da prima pagina, una vera rivoluzione nella Raymond. Wow, sembri davvero entusiasta, Celia. Mark, forse le vecchie glorie dell'Inazuma potrebbero aiutare Darren e te con la mano insuperabile. Proverò a contattarli, tu e Darren raggiungete gli altri al fiume. Va bene, grazie Nelly. Ok ragazzi, iniziamo l'allenamento, vediamo chi fa più progressi. D'accordo! Forza Darren, andiamo al fiume. Ci sto Mark, farò tutto quello che posso per diventare un grande portiere come te. Jude, dove stai andando? C'è una nuova tecnica che vorrei approfondire. Una nuova tecnica? Sì, non sarà tanto potente quanto l'energia della Terra, ma dovrebbe comunque aiutare la squadra a diventare più forte. Una nuova tecnica? Chissà di cosa si tratta. Stanno tutti dando il massimo per prepararsi ad affrontare l'Alius. Ma non avremmo alcuna possibilità di vittoria se raggiungessimo il quartier generale dell'Alius in questo momento. Cosa posso fare? Ci deve essere un modo per assicurarci la vittoria. Forse se noi... Sì, potrebbe funzionare. Ed eccoci qui, arrivati di nuovo alla fine di un altro episodio. Pensavo di metterci molto meno e invece ci ho messo abbastanza tempo. Comunque Darren ha imparato la mano del colosso, come avevo detto l'avrebbe imparata. Pensavo la imparasse di livello, invece la impara di storia. Le altre due, una delle due ve lo posso dire ormai, sarà la mano insuperabile, ma sinceramente l'ultima non ricordo quale sarà. E quella sicuramente la imparerà di livello, perché di storia piano piano stiamo arrivando verso la fine ormai, e mancano ancora un sacco di episodi, come detto alla vera fine di questa serie, perché faremo un sacco di episodi filler, ma quando arriveremo a quel punto ce ne metteremo di tempo. Comunque ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se interessate ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi, e noi ci sentiamo al prossimo video.